Cosa racconta un istante prima? Ma racconta 10 anni dall'11 settembre. Quest'anno è il decennale dell'11 settembre ed era un'opportunità davvero importante per fare un'analisi di quello che è accaduto nel contrasto al terrorismo internazionale. Ma soprattutto ricordo a tutti che subiremo meno rischi e avremo meno rischi se svilupperemo al massimo politiche di integrazione nei confronti di soggetti che arrivano in Italia, che sono sì musulmani ma che nulla hanno a che vedere con il terrorismo fondamentalista. Perché un magistrato ha deciso di raccontare questa storia? Io non sono un magistrato scrittore come altri miei colleghi molto più bravi di me. Ho avuto l'opportunità dalla Mondadori di poter scrivere 2 libri, uno del 2004 e uno quest'anno, perché mio malgrado, comunque modestamente, sono considerato il maggiore esperto nel contrasto al terrorismo internazionale dal punto di vista della magistratura. Per cui per me è stata un'opportunità anche questa rara di poter dire quello che io faccio quotidianamente e per poter informare sull'effettività e sulla qualità del rischio che oggi corriamo. Come è visto, come è vissuto oggi il terrorismo in Italia? Fortunatamente in una maniera meno ansiosa rispetto al 12 settembre 2001, quindi diciamo che è maturata molto un'attività di prevenzione e la gente ha metabolizzato la consapevolezza del rischio. Si può convivere con questo rischio, tutti lo sappiamo, e non abbiamo più paura di prendere le metropolitane.